in prima linea per proteggere il territorio dal rischio di arresto cardiorespiratorio. A farlo è l'Associazione dei Medici di Emergenza Territoriale, da tempo impegnata nella formazione di specialisti e della popolazione laica, a partire dai bambini, rispetto alla rianimazione cardiopolmonare. Pochi secondi potrebbero essere fatali per una persona colta da infarto. Per questo diventa sempre più urgente diffondere nozioni relative all'utilizzo dei defibrillatori automatici, sempre più spesso dislocati nelle città, in particolare nelle strutture sportive e in quei luoghi pubblici come i centri commerciali dove c'è grande affluenza di persone. È un atto di civiltà formare le persone al soccorso, al primo soccorso. Noi come associazione quest'anno siamo riusciti a formare con autorizzazione regionale 220 persone da quando abbiamo iniziato. 220 persone che sono autorizzate all'uso del defibrillatore, che non è poco, diciamo, nelle nostre realtà, purtroppo. Un ruolo importante quello il vostro, perché si contribuisce non soltanto a formare ma anche a diffondere una cultura, che è la cultura salvavita. La cultura dell'emergenza è fondamentale. Noi, essendo operatori del 118, ci siamo accorti che nelle nostre zone non esiste proprio la cultura dell'emergenza, nel senso che non siamo neanche in grado, il comune cittadino non è in grado nemmeno di attivare in maniera corretta il 118, figuriamoci di prestare un primo soccorso. Per cui diffondere soprattutto nei bambini, come stiamo facendo noi, stiamo facendo con i bambini, lei lo sa benissimo perché ha partecipato a qualche nostra manifestazione, è una cosa fondamentale perché sono i soccorritori del futuro, cioè quelli che cambiano la vita alle nostre comunità. Non è particolarmente complicato fare manovre salvavita. Le manovre sono semplici, basta un corso di una giornata e si acquista, diciamo, si diventa esecutori. Si insegnano le manovre di sostruzione e i bambini ci hanno dato proprio una dimostrazione come è facile imparare queste manovre, proprio perché hanno una mentalità aperta,